Parliamo di giovani, l'alfabetizzazione informatica fa parte dei suoi progetti o non ci aveva nemmeno pensato? Beh, diciamo di sì. Bisogna, credo, avere il coraggio da parte dei politici che devono assolutamente diventare molto realisti, e in questo realismo credo che tutta la parte di informatizzazione sia il futuro, e quindi anche questo, mentre la politica del giorno d'oggi è ancora ferma, anche per l'età, a una politica vecchia che è un po' minimale su questo argomento qua. Possiamo anche pensarlo, però io credo che bisogna guardare avanti. Guardi, il wifi a Voghera c'è in alcune zone, adesso avendo portato proprio il mese scorso anche la fibra ottica completamente attiva all'interno di tutta la città, credo che questo sia un ulteriore elemento di facilitazione per quello che riguarda le innovazioni. Le devo dire però che noi vediamo dove è presente il wifi, la quantità di accessi, che peraltro è molto semplice, è limitata. Io credo che oggi i contratti telefonici che tutti i giovani hanno per il collegamento a internet abbia quasi superato la problematica wifi, se non magari per un problema di velocità di collegamento e di trasmissione dati. Noi saremo ancora con il programma su queste questioni, però credo veramente che parlare di alfabetizzazione informatica oggi con i giovani sia un pochino azzardato. Insomma, oggi io penso che trovare un giovane senza un telefono cellulare avanzato, senza uno smartphone che ha tutti è impossibile. Quindi voglio dire, credo che i giovani abbiano bisogno di tutto, e sicuramente la scuola da questo punto di vista avrà un ruolo fondamentale e importante. Però ecco, ripeto, vedo che rimane sempre sui programmi elettorali queste cose, cioè il wifi. Io credo veramente che quasi il wifi sia superato. No, assolutamente. L'alfabetizzazione informatica. Allora, intanto cominciamo con una disponibilità di accesso informatico a banda larga, e questo noi, diciamo, nel nostro programma abbiamo scritto che assolutamente Voghera, se vuole stare al passo coi tempi, si deve dotare di una rete a fibra ottica di modello avanzato. Dopodiché sappiamo che i giovani nelle scuole, e per vari motivi, hanno questa possibilità, hanno vari stimoli ad alfabetizzarsi. Noi comunque pensiamo che l'alfabetizzazione informatica debba essere estesa a tutte le fasce generazionali della popolazione. Questo rientra un po' trasversalmente nell'obiettivo che ci siamo riproposti di rivitalizzare la vita nei quartieri periferici, recuperando gli spazi che un tempo erano adibiti a sedi delle circoscrizioni o delle scuole magari non più utilizzate, per centri di aggregazione non solo giovanile, ma anche della popolazione adulta e soprattutto della popolazione anziana, che il più delle volte, quando si pensa agli aiuti che il comune deve dare, si pensa a spendere dei soldi. In realtà ci sono fasce di popolazione anziana che, più che un aiuto di tipo economico, ha bisogno magari di ritrovarsi, di luoghi di relazione, e questi spazi che noi vediamo abbandonati, queste strutture abbandonate nelle periferie, devono servire come spazi di aggregazione, e l'abbiamo anche immaginato come centri di, anche dove si possono svolgere corsi di formazione brevi, anche di lingua, di arte o anche di informatica, dedicata a persone che non hanno un accesso più immediato, più diretto come i giovani.
Come non ci avevo pensato? È stata una delle mie critiche di dello scorso anno, 2013-2014, proprio su iniziativa di questa amministrazione, sciocca devo dire, molto retro, molto ristretta nel dire facciamo le aree wifi in zone di 2 ore di attività. Io vi cito Piazza Meardi, zona giardini dei bambini, io mi domando, ma non mi do neanche una risposta perché sono i cittadini che devono rispondere all'incapacità imprenditoriale del nostro sindaco uscente, 2 ore, ma se dovesse mai piovere, seduti su una panchina, un giovane, un universitario, come fa a gestire il proprio web nella ricerca delle sue... Io parlo di uno studente, ma posso parlare anche di altri giovani che intendono magari utilizzare il wifi, quindi internet, eccetera, in luoghi comunque protetti, non continuando a respirare anidride carbonica, polveri e tutto quello che gira, perché lì c'è una strada di grande, grande traffico, ma non solo per quelli che usano il wifi, le tecnologie informatiche, ma anche per gli stessi bambini che giocano nei giardinetti. No, ci abbiamo pensato, abbiamo anche coniato lo slogan portare Voghera nel presente. Non ha senso che una città di 40.000 abitanti a 60 km dalla città più importante italiana, economica italiana, non sia cablata, ok? E non consenta, non solo per il divertimento, ma non consenta a chi vuol fare imprenditoria come i giovani, di avere gli strumenti di base per potersi far conoscere nel mondo ed essere interconnesso al mondo. Sarà con il supporto della ASM da una parte e con l'identificazione di precisi finanziamenti dall'altra una delle nostre priorità. No, no, assolutamente. Tra l'altro noi nel nostro programma abbiamo proprio un capitolo specifico che si chiama connettività. E assolutamente, intanto noi vogliamo estendere a tutta la città la rete Wi-Fi, addirittura anche con delle zone libere di utilizzo della rete e anche di corsi di alfabetizzazione informatica, un po' meno credo riferita ai giovani, perché già a scuola ormai i giovani sono come dire abilissimi e sanno anzi benissimo usare queste tecnologie. Magari è più importante invece riferirsi alle persone di mezza età e anche agli anziani. Io ho esperienza anche di persone di 80 anni che hanno imparato a usare il computer, a usare internet, hanno l'iPhone, anche se magari a un livello molto molto elementare, però sanno come utilizzarlo e questo è molto importante. Ripeto, per noi questo è uno dei principali capitoli e fa parte addirittura della nascita del Movimento 5 Stelle, cioè uno dei punti cardine della Carta di Firenze. No, no, beh, ci abbiamo pensato fin dagli altri due mandati con ASM, avevamo pensato di creare un wifi gratuito lungo una dorsale che esiste già, ma poi in realtà io ho finito alla fine del 2009, avevo finito i miei mandati e pensavo che questo fosse già stato risolto, per la verità, sono passati 5 anni, invece non è stato risolto, mi impegnerò anche in questa cosa, insomma.